Buongiorno a tutti, ben ritrovati di nuovo in diretta su DNews TV per l'edizione del nostro telegiornale in... Apertura, andiamo a Monfalcone dove un imprenditore di origini venezuelane è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri. La sua ditta si occupa di fornitura all'interno dei cantieri, ma l'uomo è stato accusato di caporalato, estorsione, minaccia aggravata, sfruttamento del lavoro e falso. In pratica schiavizzava i suoi dipendenti. Vediamo costringeva dipendenti maliani, senegalesi e gambiani a turni massacranti, a restituire una parte del loro stipendio tra i 200 e i 400 euro mensili e a pagare corsi obbligatori per la sicurezza sul lavoro, spesso non facendoli frequentare e impiegandoli in quelle ore in cantiere. Ne guai un imprenditore di origini venezuelane di 40 anni che è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Gorizia su disposizione del GIP del Tribunale Cittadino per le ipotesi di reato di caporalato estorsione, minaccia aggravata, sfruttamento del lavoro e falso l'uomo è il socio cotitolare della Montaggi SRL ditta che opera all'interno dei bacini dove fin sta realizzando navi da crociera a Monfalcone inoltre l'imprenditore Obbligava i suoi dipendenti a non denunciare infortuni sul lavoro. Per evitare possibili ripercussioni per l'azienda, minacciando il licenziamento. Per quanto concerne i corsi, dal corso che poteva sfiorare anche i 600 euro, sono state denunciate a piede libero anche altre sette persone, tra docenti e organizzatori della formazione, che avevano attestato la presenza degli operai a Padova quando invece non si erano mai mossi dal cantiere Isontino. Da quanto riferito dai carabinieri, che hanno utilizzato intercettazioni ambientali e telefoniche e beneficiato del supporto dei colleghi del Nucleo spettorato del lavoro. Fondamentale per l'inchiesta è stata anche la disponibilità da parte della security, che lavora per conto di Fincantieri, la quale ha permesso di ottenere riscontri decisivi. Si stima che l'attività illecita proseguisse da almeno due anni e abbia fruttato circa 52.000 euro, che sono stati sequestrati in un conto corrente di una banca di Ancona. Sembra sia di una 64enne di San Giovanni al Natisone il corpo trovato nel bagagliaio di un'auto parcheggiata in Viale del Sole a Grado. La scomparsa della donna da casa è avvenuta due mesi fa, è stata denunciata dalla figlia. Le cause del decesso saranno da chiarire con l'autopsia, ma la pista più accreditata al momento è il suicidio. Dopo la segnalazione di un passante colpito dal forte odore che usciva dalla vettura, sono intervenuti i carabinieri mentre ad aprire il bagagliaio i vigili del fuoco. Situazione di nuovo complicata in autostrada. Dopo l'incidente di ieri che ha causato la chiusura del tratto autostradale da Villessia a Palmanova, in questo momento ci sono ancora lunghe code che sono arrivate dalla Tisana. Fino a Villesse, lo vedete nelle immagini che ci arrivano dal sito di infoviaggiando.it, come ogni martedì mattina tanti vettori commerciali lungo l'arteria e pressione inevitabile sulle corsie rimaste, quelle appunto non interessate dai lavori di rifacimento, difficoltà che durante tutta la mattinata sono state prima fra la Tisana e Palmanova, poi fra Palmanova e eh, Villesse adesso la situazione è questa, l'autostrada eh, sconta il traffico di moltissimi veicoli, moltissimi camion e quindi eh, c'è una situazione di eh, pressione notevole che ha causato eh, code lunghe, code a tratti sia eh, in, solamente in direzione di eh, Venezia, dalla Tisana fino a Villesse. L'idea è in famiglia, invece a San Giorgio di Nogaro, in particolare tra madre e figlio, una convivenza difficile che ha portato il giovane a prendersela con l'auto della eh, signora. La donna infatti è stata costretta a chiamare i carabinieri dopo che il figlio, al culmine della rabbia per un diverbio, aveva impugnato una spranga e stava danneggiando la loro automobile di famiglia. Il danno è ancora da quantificare. Furto invece all'interno di un'autovettura lasciata in sosta troppo grande, i ladri hanno adocchiato il borsello lasciato incustodito sulle sedile, all'interno bancomat, carta di credito, documenti e telefono cellulare. Il nipote dell'uomo derubato avrebbe notato un'auto grigia di grossa cilindrata che si allontanava dal luogo, ma non ha saputo fornire l'indicazione della targa. A porpetto invece un uomo in stato di alterazione alcolica, mobilitato per due volte i carabinieri denunciando la propria volontà di aggredire fisicamente la propria amministratrice domiciliare presso il suo ufficio, poiché non lo assisteva in modo corretto. In un caso ha segnalato ai carabinieri di avere con sé una scura e nel secondo una pistola. In entrambi i casi i militari sono intervenuti verificando il fatto che non avesse con sé alcuna arma e l'hanno riportato alla calma. Questa mattina siamo intervenuti nella sede dei vigili del fuoco in diretta all'interno del nostro notiziario mattutino e abbiamo verificato come ci sono stati degli interventi durante la notte anche nella nostra regione per il maltempo. Vediamo. Durante la notte nella zona pedemontana e collinare l'aria è stata importante, quindi c'è stato qualche piccolo problema legato al maltempo. Sì, in effetti il maltempo ha colpito anche la nostra zona, marginalmente per fortuna. Abbiamo avuto degli smottamenti, quindi siamo intervenuti per delle piccole frane verso Forniavoltre e Voltre, quella zona. E poi degli alberi caduti, rami, tutta la pedemontana, da Gemona a Cividale. E i Vigili del Fuoco all'opera anche a Trieste con due squadre: l'autoscala, l'autobotte e il funzionario di guardia. Un totale di 15 uomini per un principio di incendio in un appartamento. Sito all'ultimo piano di uno stabile di via Udine, giunti sul posto i vigili del fuoco hanno utilizzato gli autoprotettori, hanno raggiunto l'abitazione interessata dall'evento e spento le fiamme. Sono stati evacuati due appartamenti adiacenti a quello interessato dal fuoco che al momento dell'evento era già vuoto. Spento il principio di incendio, ripristinate le condizioni di sicurezza e dopo aver verificato l'assenza di monossido, i vigili hanno dato il nulla osta per il rientro nei rispettivi alloggi alle persone momentaneamente. Evacuate. Le cause del principio di incendio sono ancora da accertare. Nessuna persona ha dovuto ricorrere alle cure del personale del 118 che era presente sul posto, insieme anche ai eh, carabinieri. Nell'appuntamento delle 11 vi abbiamo raccontato di una firma quella che determina il passaggio da parte del eh, demanio alla regione di alcuni eh, beni come ad esempio i bastioni di eh, Palmanova, un bene di cui il comune si sta già occupando da tempo e che adesso potrà essere ulteriormente valorizzato. Tante le richieste anche di privati che vorrebbero intraprendere alcune iniziative proprio sfruttando i bastioni come ad esempio quello di un campo da ma il sindaco ci assicura. Rimarrà a disposizione dei cittadini. Sentiamo l'intervista. Uno dei primi casi che riguarda questo importante protocollo è proprio la città di Palmanova. Come e perché? Ma noi, già tre anni fa siamo partiti con un, un progetto che si chiama PUVAT, che è un piano di valorizzazione territoriale, mettendo dentro 20 immobili del comune, del mondo militare e dell'Agenzia Demanio per poter presentare questi immobili al mercato finanziario immobiliare cercando chiaramente un riutilizzo delle tante e grandi strutture che ci sono a Palma Nova. Questo percorso è partito con la Regione, con il Ministero, con il MiBAC, con l'Agenzia dei Mani, il Comune, è stato fatto un tavolo tecnico che ha lavorato per due anni e adesso stanno facendo gli studi di fattibilità su sei immobili. Abbiamo già fatto anche un'apertura di questi immobili. Quindi con una vista da parte di studi che hanno partecipato a questa gara, e io penso che questo sia il miglior sistema per poter dico io, trovare un modo di riutilizzo dei beni demaniali, dei beni militari, che a Provence ce ne sono tantissimi, ma in tutta la regione, perché sicuramente è più che costruire nuove costruzioni, quindi mettere dico, no, calate di cemento sul territorio, è un bene quello di riutilizzo dei beni immobili che sono eh, spesse volte molto belli, ma che se non vengono riutilizzati, se non si trova un utilizzo o da privati o da parte del pubblico, certamente cioè questi immobili perdono nel tempo il loro, il loro valore e questo è un peccato. Anche i bastioni al centro di questa possibilità. Quello è uno dei beni che abbiamo messo nel PUVAT, uno dei 20 beni, i bastioni sono uno di quelli che ha una dimensione direi molto grande, sono un milione e mezzo di metri quadrati, certamente da anni sui bastioni c'è un'attenzione per fare un campo da golf, ma in questi anni non si è eh, concretizzato niente perché certamente le risorse che servono sono ingenti e io mi auguro che ci possa essere un qualcosa che da una parte mantenga... L'uso dei bastioni da parte della gente e dall'altra parte che ci sia un utilizzo per, anche per rendere economicamente vantaggioso l'uso di questo bellissimo, bellissimo parco dei bastioni che abbiamo. Torniamo in esterna dove c'è la nostra Luciana, vicino a degli studenti, perché in regione ci sono delle speciali premiazioni dedicate a dei progetti dedicati per promuovere l'Europa. Vediamo. Sì Valentina, eccoci, hai detto bene, ci troviamo proprio in regione per parlare di Europa con giovani cittadini europei ma anche di progetti che si possono realizzare attraverso l'Europa stessa. Ne parliamo insieme a Marcello che è uno degli studenti che ha partecipato al concorso. Oggi la presentazione e anche le premiazioni. Voi come avete raccontato l'Europa? Allora, eh, dovevamo produrre due eh, progetti principalmente, uno sulle parole dell'Europa e uno sul Por Feser, che sarebbero i fondi europei a sviluppo, di, per lo sviluppo regionale. Allora, per quest'ultimo progetto, il Por Fesre, dovevamo produrre uno spot, quindi dovevamo far capire ai cittadini. Cos'è questo port Perché normalmente non si sa, sono un po' parole da burocrati, e quindi abbiamo prodotto un video di circa 60 secondi dove cerchiamo di racchiudere le informazioni principali di questi fondi con i dati eh, appunto eh, centrali dei fondi. L'altro progetto invece è le parole per l'Europa. Siamo andati io e il mio gruppo. Si è composto da studenti sia del Copernico sia dello Stellini ad intervistare eh, dei ragazzi che non conoscevamo per il centro storico di Udine chiedendogli la prima parola che gli veniva in mente quando dicevamo Unione Europea. Soltanto una parola perché volevamo appunto avere le risposte più dirette e sincere. I tuoi coetanei si sentono cittadini europei? Che cosa hai scoperto dal tuo sondaggio? Allora... Si sentono cittadini europei, non tutti naturalmente, però abbiamo denotato un po' di, um, un po di disconoscenza, cioè, molte persone non sanno bene che cosa è l'Unione Europea e davano risposte approssimative nelle singole parole che dicevano. Comunque sì, principalmente sì, i giovani si sentono cittadini europei. Rebecca, anche tu sei stata coinvolta in questo progetto, hai sviluppato altri due studi, che cosa è emerso anche dalla tua ricerca, dalla vostra ricerca? Uh, allora innanzitutto da entrambi i progetti uh, abbiamo potuto constatare che i giovani oggi um, sì, si sentono parte dell'Unione Europea, però non ne conoscono abbastanza, non sono informati e questo progetto, il POR Fesr, è stato creato proprio per uh, avvicinare i ragazzi della nostra età a questa realtà. Insomma, eh, tuttora, adesso, dopo aver insomma, partecipato a questo progetto e eh, riesco anche a capire qualcosa di più ai telegiornali o eh, leggendo qualcosa sul giornale quindi ehm, credo di aver colto mh, varie mh, informazioni che prima eh, ignoravo e mh, lavorando con i miei compagni io sono dello Stellini ho lavorato solo con eh, il, il gruppo insomma dello Stellini e, mh, però siamo ehm, riusciti ad essere fieri di entrambi i nostri progetti perché soprattutto oltre ad aver imparato ovviamente nuove nozioni e quindi essere entrati più nel vivo di questa grande in realtà siamo riusciti a collaborare perché un giorno sappiamo che insomma, eh, finito il liceo, finito l'università ci ritroveremo nel mondo del lavoro e sarà indispens saranno indispensabili anche queste, insomma, mh, queste qualità, queste capacità di applicare praticamente quello che abbiamo, che abbiamo imparato. Allora, piccoli e giovani cittadini europei che però ci fanno ben sperare per il nostro futuro alle nostre spalle. Prosegue la premiazione. Valentina, con questo ti restituisco la linea a te. Grazie Luciana, è anche una bella notizia vedere che leggono i giornali, ascoltano anche i telegiornali, questo ci conforta nel nostro mestiere eh, quotidiano. Noi adesso parliamo delle elezioni amministrative del 26 di maggio, questa sera alle 21 all'interno del nostro speciale ci occuperemo del comune di eh, Tavagnacco dove si sfidano Gianluca Magliarelli e il suo vice Moreno Lirutti, ma in questa edizione come abbiamo fatto del resto da ieri vi proponiamo il confronto tra i tre candidati che si sfidano invece a Campo Formido si tratta di Erika Furlani, Monica Bertolini e Diego Compagnoli. Dovete votarci perché eh, abbiamo già dimostrato di saper amministrare bene, quindi una buona amministrazione. Siamo degli amministratori nuovi e vecchi che si mettono a disposizione dei cittadini per il loro ascolto ed essere i portavoci delle loro esigenze. I punti fondamentali del nostro programma, che trattano tutti gli aspetti della vita quotidiana di un comune, sono l'impegno per la viabilità tangenziale sud o altre soluzioni che si possono e si devono trovare, l'impegno sulla sicurezza, quindi l'implementazione delle video. Delle videosorveglianze, delle telecamere, ma anche l'assunzione di nuovi vigili che è già in atto, l'abbassamento della fiscalità, la TASI a zero, l'IMU al minimo, abbasseremo l'addizionale IRPEF che in questo momento è fra quelle più alte e attenzione a quello che è il verde, quindi la, la manutenzione dell'attuale verde, ma implementazione di nuove piantumazioni, insieme all'efficientamento energetico e all'illuminazione pubblica. Un'attenzione ovviamente anche a quello che è il mondo della scuola, le attività produttive, le associazioni votarci perché siamo una lista di giovani che proporrà un programma innovativo e sotto certi punti di vista cerca di mettere in atto una svolta a Campo Formido. Tra i nostri punti del programma abbiamo sicuramente l'autobus che mira, il, quindi l'inserimento dell'autobus in particolare a Campo Formido e Bressa per collegare questi due paesi con le altre frazioni e con la città di Udine. Queste proposte mirano in particolare a e soddisfare le esigenze delle fasce più deboli della popolazione, quindi giovani e anziani, come anche il centro di aggregazione giovanile, l'ampliamento delle piste ciclabili. Abbiamo anche un progetto di rilancio turistico e culturale, di conseguenza anche economico del nostro comune, a partire dalla grande storia e anche dalla piccola storia che ha riguardato il nostro comune. Abbiamo anche diversi punti del programma sull'ambiente, sulle politiche sociali, vogliamo che il nostro comune torni ad essere un comune vivibile. Chiedo ai cittadini di Campo Formido di votare per me, per Erika Furlani, perché siamo un gruppo unito, coeso, che ci siamo, ci siamo rafforzati in questi anni passati in minoranza assieme. E noi vogliamo togliere la tassa sul verde conferito in discarica. Teniamo la sicurezza dei nostri cittadini, sicurezza che va dalla viabilità, ma anche alla sicurezza delle, dei nostri cittadini all'interno delle loro case. Pertanto uno dei nostri punti... E sarà quello di implementare il numero degli agenti di polizia locale. Un'altra cosa che ci proponiamo di fare è la disponibilità. Siamo disponibili al confronto, siamo disponibili al dialogo e siamo disponibili a ricevere suggerimenti da tutti i cittadini che vorranno darcene per aiutarci ad amministrare meglio questo comune. Da ultimo, sempre per i nostri cittadini, proponiamo di abbassare l'addizionale comunale dell'IRPEF. Ogni giorno vi racconteremo quelle che sono le proposte dei candidati sindaco per i vari comuni coinvolti dalle elezioni del 26 di maggio. Adesso invece ci spostiamo di nuovo alla Dacia Arena dove vedo fortunatamente ancora il sole con il nostro Maurizio Ferrari per gli aggiornamenti in casa Udinese. Ben ritrovato Maurizio. È vero, Valentina, c'è vento, condizioni magari pronte a essere di nuovo variabili e mutevoli nel corso della giornata, nuvole che eh, svolazzano qua e là, ma al momento il sole eh, bacia l'impianto dell'Udinese che eh, sarà pronto ad ospitare sabato ore 15 il duello interno con la Spal. Alle 15 è previsto anche eh, l'orario di ripresa dei lavori dopo la seduta di ieri mattina, e eh, una seduta in cui chiaramente non ci sarà lui che invece è stato ospite della nostra trasmissione di ieri, Valomberami che è tornato sì a camminare ma non può ancora essere eh, pronto a correre sui campi del Bruseschi, però lo abbiamo visto pronto invece a motivare la squadra, a caricare il gruppo, d'altronde eh, ci ha raccontato anche con una battuta che magari la fascia da capitano eh, al braccio a volte gli dà anche fastidio perché a volte magari stringe, a volte scappa, eh, però eh, lui è un leader invece conclamato dello spogliatoio e lo ha confermato anche con le parole che abbiamo sentito ieri sera nella nostra diretta delle 21 che vi riproponiamo in un piccolo estratto che ci fanno capire quella che è l'atmosfera che si respira nella pancia del gruppo friulano Perché sono comunque tante partite che abbiamo fatto bene, mm. se guardiamo bene la partita che abbiamo sbagliato è quella con la Lazio mm. per il resto siamo sempre stati in campo, ero una squadra viva Abbiamo lavorato tanto e, e anche a livello fisico. A livello fisico siamo una squadra che stiamo bene. L'anno scorso, mi ricordo i dati: ehm, eravamo completamente diversi. Eravamo una squadra a pezzi. Invece, quest'anno, ehm, soprattutto i dati: che poi a livello fisico mm. su quelli fa la differenza, sono, sono completamente ribaltati. Quindi, la squadra eh, sta bene. Eh, sapevamo che andavamo incontro anche a un calendario difficile. Eh, Dovrà, si è visto ieri appunto che fisicamente eh, la squadra ha un altro passo e, e poi la cosa è stata importante per noi, ehm, dopo la partita con l'Inter eravamo contenti, eravamo eh, soddisfatti, eh. poi il giorno dopo ci siamo ritrovati a fare allenamento, abbiamo guardato eh, l'Empoli no? eh. e un po' ci aspettavamo quel risultato lì, ehm, però ecco dopo un po' di ore così ehm, ho scritto alla squadra nel senso di dire... Lasciamo perdere quello che succede fuori, lasciamo perdere quello che succede alle altre squadre. Noi pensiamo a quello che abbiamo fatto noi, quello che ho visto io fino ad ora è stato un grandissimo lavoro e crediamo solo in quello, lasciamo perdere i risultati delle altre. E credo che quello che sta facendo la squadra sta pensando solo al suo cammino, al suo percorso, ed è della cosa in questi momenti fondamentale che poi eh, se sei a posto con quello che fai tu, poi le altre possono fare quello che vogliono. L'energia positiva di Valon Berami che ha pervaso anche tutta la nostra puntata del Tonight, adesso sarà di nuovo ritrasmessa alla squadra che lavorerà come dicevo alle 15 di nuovo a ranghi eh, completi, allenamento che seguiremo all'interno della nostra eh, fascia pomeridiana, un allenamento in cui sarà interessante vedere eh, anche Valentina se magari potrà riavvicinarsi un po' di più eh, proprio alla truppa friulana in vista della SPAL se Fufana che ancora ieri ha lavorato indifferenziato, ed è un po' il nostro uomo sotto la lente di ingrandimento perché fortunatamente Igor Tudor ha ritrovato più pedine nel suo scacchiere, più carte nel suo mazzo e anche la possibilità di far ruotare un po' di uomini. Lo abbiamo visto anche proprio al Benito Stirpe dove ha potuto tenere in panchina elementi preziosi da poter giocare a partita in corso come Noiting, come Siglar, come Pussetto, ritrovando finalmente anche la possibilità di scegliere, se dovesse ritornare anche seco, poi bisogna capire anche quelle che sono le sue condizioni, il suo minutaggio però potrebbe essere un'ulteriore arma da sfruttare nell'ultima gara che si disputerà qui davanti al pubblico amico e ti posso chiudere questo collegamento anche dandoti già una prima sensazione del dato degli spettatori che è molto buono perché abbiamo parlato con chi si occupa di biglietteria e la risposta del pubblico friulano ancora una volta è molto positiva e ci attendiamo un, una Dacia Arena ricca di tifosi che sosterranno l'Udinese in questo questo appuntamento così importante, d'altronde con i prezzi popolari di 10 euro in tutti i settori, non poteva essere altrimenti. Sappiamo bene quanto eh, tutti tengano a questa eh, salvezza da conquistare, speriamo, già con il prossimo turno. Chiudiamo così questo collegamento. Linea che torna a te, ci rivediamo alle 15. Grazie Maurizio, sì, ci vedremo alle 15 da Ciarena Gremita, quindi per l'ultimo impegno casalingo dell'Udinese. Adesso andiamo ad ascoltare le notizie dal mondo con ancora il caso dei dazi fra eh, Stati Uniti e Cina con eh, Donald Trump che alza i toni, vediamo. La Cina sfida Donald Trump e annuncia nuovi dazi su 60 miliardi di dollari di prodotti made in USA. Una mossa quella di Pechino che affonda le piazze finanziarie mondiali alle prese con un vero e proprio lunedì nero. Le borse europee chiudono tutte in rosso con Milano in calo dell'1,35%, mentre Wall Street archivia la peggiore seduta dal 3 gennaio con perdite che superano il 3%. A preoccupare l'ipotesi di una guerra commerciale a tutto campo che rischia di Travolgere la già debole economia mondiale, innescando una recessione globale e mettendo all'angolo le banche centrali. Nonostante l'avvertimento di Trump a non lasciarsi tentare da rappresaglie perché, avverte, sarebbe solo peggio, la Cina va dunque avanti per la sua strada ed è pronta, secondo indiscrezioni, ad alzare anche il tiro. Con oltre 5.000 brevetti in 10 anni ed un andamento di circa 500 all'anno, il settore agroalimentare e delle bevande in Italia dimostra di essere in piena salute, in fatto di inventiva e progettualità. A rilevarlo è un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati del Ministero dello Sviluppo Economico, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e sui depositi di brevetti. Si va per fare qualche esempio dall'apparecchio scuotitore per la raccolta della frutta dagli alberi a quello per la pulitura delle croste di formaggio per arrivare al procedimento per la coltivazione delle alghe o quello relativo alle schiume alimentari aromatizzate. Diamo un'occhiata anche alla situazione del meteo per oggi, giornata variabile secondo lo Smerar. Buongiorno, ben ritrovati anche a voi. È ancora una situazione determinata dalla presenza di una depressione sulla nostra regione. Oggi è la giornata migliore della settimana relativamente parlando, in quanto dovremmo avere adesso nelle prossime ore delle schiarite, già si intravede sulla parte eh, settentrionale della provincia, si intravedono eh, le schiarite, il sole, si vedono insomma, dalla pianura all'orizzonte le montagne innevate ma anche illuminate dal sole. Dovremmo avere queste schiarite adesso nelle prossime ore anche sul resto della pianura, una giornata quindi un po', uh, un po meglio insomma, rispetto ai giorni precedenti. Per quanto riguarda le temperature però restano ancora bassine, c'è ancora vento da nord est che si sente di più sulla zona orientale, il soffiato Bora anche stanotte, sulla costa e domani mattina però purtroppo la depressione rimanda, fa di nuovo fluire aria umida in quota su di noi, quindi avremo di nuovo un peggioramento domani mattina con probabile cielo coperto, piogge sparse per lo più deboli o moderate e di nuovo neve in montagna già a partire dai 1.000-1.200 metri, forse fino a Fondovalle nel Tarvisiano, quindi ancora una situazione dettata dalla, dal fresco e, e dalle precipitazioni. In giornata di domani un, dovrebbero attenuarsi, cessare queste, queste piogge e un lieve miglioramento, ma rimarrà un cielo nuvoloso. Un variabilità anche i giorni successivi, quindi anche giovedì e tendenzialmente venerdì un tempo variabile, possibile qualche rovescio, insomma quindi ancora instabilità. Le temperature poi pian pianino cominciano a risalire molto lentamente verso la fine della settimana. Quindi, temperature in crescita, anche se ci sarà ancora pioggia e ancora qualche fiocco di neve. Con questo, noi ci fermiamo, ritorniamo, come ha detto Maurizio, alle 15 con gli approfondimenti di sport e anche con i nostri flash di cronaca più tardi. Buona giornata.